È un attaccante che poi giochi da prima punta, può giocare da seconda punta, che giochi a sinistra. L'importante è che continui a giocare con l'intensità delle ultime partite. A me sta piacendo molto invece rispetto a quello che avete detto voi. È stato dentro la partita con continuità, con lavoro, con sacrificio e con le sue qualità e con le sue caratteristiche. Poi che debba ancora crescere sicuramente sì, ma non dimentichiamoci che è un ragazzo di 21 anni, di 22, quindi è normale che ci siano ancora delle situazioni dove può fare meglio. Poi Fede. E non era l'unico ragazzo in campo, magari in questa partita, mister, buonasera, in cui Buonasera. chiedeva ai suoi di stringere i denti, e invece è stato un Milan che non ha solo stretto i denti, che è andato in campo con un coraggio, con una convinzione, che non so se hanno sorpreso anche lei o se lo aspettava dei suoi ragazzi. No, devo dire che non sono stato sorpreso, ma aspettavo una risposta del genere, perché la mia è una squadra giovane ma forte, consapevole e voleva dimostrare che al di là della sconfitta con la partita con la Juventus, siamo squadra. E abbiamo giocato un primo tempo, secondo me, di altissimo livello, anche e soprattutto a livello di qualità, e poi è chiaro che dopo abbiamo dovuto gestire un po' di più, abbiamo sofferto nel secondo tempo, ma è normale, è giusto anche contro una squadra che sta bene, che è in salute, che è fisica, che ha qualità come il Torino, ma abbiamo stretto i denti bene e quindi sono molto soddisfatto della partita di stasera e della prestazione dei ragazzi. Posso chiederle anche com'è il suo di umore, visto che ha recuperato due giocatori, uno che era in forse nelle ultime ore come Çalhanoğlu, uno che era da tanto che non si vedeva in campo come Ibrahimovic, però dall'altra parte anche questa sera due cambi forzati per infortunio, Brahim Diaz e Tonali, se sa già qualche notizia su di loro in particolare. No, ancora non sappiamo niente, hanno preso due colpi abbastanza forti, mi auguro che non siano cose di lungo tempo. Mi dispiace molto aver perso Leao per la prossima partita, perché non credo assolutamente che fosse da ammonizione a questa situazione, assolutamente, non ho mai visto un'ammonizione così a metà campo. Però noi dobbiamo continuare a lavorare così, continuare a giocare così e sapere che di volta in volta troveremo degli avversari molto difficili da superare e che quindi i nostri livelli di prestazione dovranno essere alti. Marco. Massimo Gobbi. Buonasera mister, Buonasera. complimenti per la vittoria, la prestazione. Volevo chiedergli un singolo, l'avevo già chiesto a Daniele Bonera quando lei non Sì. c'era, di Franchessy, che secondo me è uno dei segreti di questa squadra, dell'equilibrio di questa squadra, perché è un giocatore che fa giocare bene chiunque gli giochi di fianco, giocatore che in fase difensiva recupera palloni, ha letture, diagonali profonde, in attacco si butta negli spazi, è veramente un valore aggiunto. Volevo capire da lei se... Sì, sono d'accordissimo con quello che hai espresso, perché Frank sta diventando, cioè è un giocatore completo, che può far bene in tutte le fasi, che ci dà fisicità, ci dà intercettamento, ci dà duelli, ci dà contrasti e posizioni intelligenti in fase difensiva. E poi sta giocando con una qualità anche nella posizione, negli inserimenti importanti, quindi una crescita continua e netta, quindi sicuramente è un punto di forza della squadra. Questo si vede, si sente, e in più ha una mentalità dentro la partita sempre molto positiva. È il primo ad aiutare, è il primo ad incitare, è il primo a stimolare, e queste tu sai benissimo che in campo poi sono comportamenti molto importanti per una squadra, soprattutto per una squadra molto giovane come la nostra, che ha bisogno di certezze, che ha bisogno di consigli, che ha bisogno di comunicazione in campo, e lui sta veramente facendo anche in questa direzione, sta facendo un lavoro grandissimo. Stefano Borghi. Buonasera, mister. No, io vorrei Buonasera. fare innanzitutto tanti complimenti per la sua squadra, ed è importante sottolineare il concetto di squadra perché ha dimostrato di partita in partita. Ma poi vorrei fare una battuta, nel senso, per chi tifa domani? Per la Roma o per l'Inter? Perché è più importante tenere a distanza le potenziali concorrenti per la Champions, o dopo tutte queste dimostrazioni si punta a tenere a distanza la seconda per mantenere il primo posto? No, intanto grazie per i complimenti per la squadra, perché è quello che volevamo oggi, giocare bene e vincere la partita. Poi domani mattina ci alleniamo e poi ci godiamo le altre partite. Mi piace guardare le partite belle, partite importanti. Sicuramente guarderò Roma-Inter, ma non per la classifica, ma perché sono due squadre che giocano bene, che hanno tanti giocatori di qualità, due ottimi allenatori, quindi solamente il piacere di vedere queste partite importanti. Poi, ripeto, la classifica non è il momento di guardarla, dobbiamo essere soddisfatti di quello che stiamo facendo, ma sapere che il nostro è uno sport bellissimo, che però tutte le volte devi dimostrare chi sei, devi dimostrare i tuoi valori, quindi pensare alla prossima gara solamente questa. Fra 3 giorni torneremo ancora in campo, ancora col Torino in Coppa Italia, e poi dopo ci ributteremo in campionato.